Ciao ragazzi e benvenuti sul Gorilla sul Tubo. Io sono Waver. Io sono Ice. Guarda che avere il maglioncino natalizio. Se, cioè, se fa l'effetto umore in telecamera, ti insulto fino alla fine. Fa un Babbo Natale in faccia. Allora, eccoci qua. Di cosa parliamo oggi? Di siti. Siti interessanti che potete guardare da soli nella vostra cameretta con la porta chiusa. Quindi no. Di comparison per prodotti hardware. Tech. Allora, se voi vi volete assemblare un computer, semplicemente volete vedere se l'ultimo gioco di casa Rockstar vi girerà sul computer, avete bisogno magari di qualche sito che vi dica compratevi un computer nuovo, migliorate questo pezzo, prendete questo invece che l'altro. Allora, abbiamo fatto una lista molto molto semplice, giusto per... Partendo dal monitor, passando per un sito dove ti fai il comparison, puoi comprare una scheda video con una telecamera, o con qualsiasi un frullatore. No, solo schede video per schede video, CPU. No, su Asus puoi fare tutto. Ah sì, però tutto diviso. E quindi abbiamo stilato una lista di siti che vi consentono il comparison tra più componenti di PC e in modo da poter andare a vedere se il vostro computer è migliorabile e in quale parte. Iniziamo direi con i monitor. Iniziamo con i monitor, che è quello che noi vediamo. Perché? Vabbè, fin qua. Per la scelta del monitor l'ho messo in prima posizione perché secondo me è la scelta che vi va a influire di più sul tipo di computer che dovrete andare a assemblarvi o comprare. Comunque il budget totale del vostro computer, il monitor influenzerà notevolmente questa spesa, perché se volete giocare in 4K avrete bisogno di un certo tipo di monitor. Mi sto distraendo UFO Test in una maniera terrificante. Lì abbiamo, c'è UFO.com, che è il sito di cui adesso parleremo. Se giocheremo in 4K, in 2K o in Full HD, anche in base alla grandezza del monitor, adesso te lo tolgo, andremo a avere una spesa diversa e i componenti del computer saranno influenzati dal tipo di monitor su cui vorremmo vedere i nostri giochi, i nostri film o quant'altro. Innanzitutto facciamo una precisazione: Hertz ed FPS, un po' come si vanno a... Sì. Diciamo che adesso lo standard sono 60 Hz diffusi universalmente, 60 Hz che diventano 120 Hz per il gamer un po' più professionista, diciamo, arrivando fino a 240 Hz per i pro gamer. Per i pro gamer, ma diciamo che io ho sempre giocato a 60 Hz, non ho ancora provato i 120, diciamo che... Sì, diciamo che se voci... non fate FPS counting... Sì. Diventa... Sì, sui giochi normali non spara tutto, 60 Hz meno benissimo. Comunque, per la scelta del monitor abbiamo productchart.com, che fa una lista, un comparison molto carino di... Adesso lo mettiamo sotto. Un comparison molto semplice di i monitor che potete trovare in commercio. Esatto. In base alla grazia del display, risoluzione, Hz, contrasto, luminosità e quant'altro. Vediamo un panorama. Se invece volete vedere il vostro monitor che avete al momento, come si comporta, quindi a livello di Hz, a livello di tempo di risposta del vostro schermo, magari dei pixel morti, oppure qualche gradiente di colorazione che presenta dei difetti, abbiamo testufo.com, sito molto molto semplice, che vi dà una lista delle specifiche del vostro monitor su cui state visualizzando questo sito, e vi porterà l'epilessia. E vi porta l'epilessia rapidamente, perché io non riesco a staccargli gli occhi da addosso, perché c'è un UFO piccolino che corre nello schermo a 60, 30, 15 fps in base alla frequenza di refresh del vostro monitor. Posso cambiarlo? Sì, perfetto. Ok, parla di schede video. E poi abbiamo per comprare le schede video versus che potete comprare di tutto di sopra, da una scheda video con un videocitofono, potete fare di tutto. Però quello che vi consiglio è scheda video a scheda video. Perché questo? Perché vi dà tutte le specifiche estremamente dettagliate, ok? Quindi potete proprio metterla una di fianco all'altra nel vedere quanti megahertz, oppure quanta RAM ha in più una scheda video o l'altra. Esatto, quindi va a comprare anche la diversa architettura. Esatto. CUDA Core. E vi dice tutto quello che può essere diverso tra una scheda e l'altra, proprio tutto quanto. Poi ovviamente dovete sapere anche interpretare questi dati, perché non sono proprio alcuni estremamente semplici, però
comunque ve li metti di fianco. Un altro sito che vi vorremmo far vedere è Can You Run It. Allora, certamente non è un sito da prendere in considerazione, perché veramente... Mi dà solo un'idea molto, un'infarinatura di quello che può essere la vera... E metterei anche un tips in questa cosa. Quello che vedete di la confezione dei giochi virtualmente, i requisiti minimi raccomandati, non è che sono per giocarci, sono per far partire il gioco. Esatto. Ok? E Can You Run It si basa proprio su quello. Can You Run It, nella maggior parte dei casi, dirà che il vostro computer non è compatibile. Però, se dovete vedere analiticamente che cosa è che non va, vedrete che magari era solo una versione da aggiornare di un tale processore e va benissimo anche il vostro. Esatto. Okay? Che cosa fa Can You Run It? Molto rapidamente. Prende tutte le specifiche del vostro computer, su cui lo state facendo girare, il vostro sito web, e in base al gioco che avete scelto di vedere se il vostro computer riesce a farlo partire o no, Tomb Raider, per fare un esempio, io metto Can You Run It Tomb Raider, il sito mi dirà sì, il tuo computer può farlo girare con questa scheda video GTX 1080 a settaggi medio-alti, eccetera, oppure aumenta la RAM, migliora il tuo processore fa bottleneck in questo caso, oppure no. È un sito molto molto... Da prendere alla molto leggera, basilare, molto basilare, perché ovviamente tutti i computer sono diversi, quindi a parità di specifiche potrebbe girare bene su uno e male su un altro, quello è un altro discorso. Comunque l'abbiamo messo perché per un videogiocatore può essere un sito su cui iniziare per farsi un'idea. Esatto, per farsi un'idea anche componentistica, le interazioni, vi dà anche su in che fascia è il vostro computer. Sì, quindi diciamo che comunque per un videogiocatore la scelta migliore, se c'è un gioco che volete acquistare, non sapete se il vostro computer lo farà girare bene, andate su YouTube e guardate. Sicuramente qualcuno avrà provato quel gioco con le vostre stesse specifiche. Tranne che con la mia scheda video. Tranne che con la tua scheda video, perché ce l'avete in due e quindi non ce l'ha nessuno. Però io lo faccio molto spesso questa cosa con il mio computer, vado su YouTube, cerco se qualcuno ha già fatto dei bench test con quel gioco, così mi faccio un'idea di cosa aspettarmi, di settaggi che posso mettere, eccetera. Continuando. Un altro sito che è fondamentale per arrivare al produrre il vostro computer, oltre a Versus, che comunque sono due siti molto simili, e CPU Benchmark, più dedicato al mondo delle CPU e più adatto per vedere cosa fare il caso vostro, perché vi presenta tutta una serie di parametri in più e nonostante Versus, essendo già un sito molto completo, non vi dà. Quindi su questo sito qua potete anche vedere un punteggio che sarà quello totalizzato dalla CPU in fase di test, ok, non quello sulla carta ma proprio quello di un test reale. E anche questo sito ovviamente ve lo lasciamo qua in descrizione, andatelo a vedere. Una volta che avete finito di assemblare il vostro computer, sperando di aver montato tutti i pezzi nel modo corretto e che non esploda niente, diciamo che rimane il pezzo più importante da scegliere per far girare tutta la minestra. Parliamo dell'alimentatore. Alimentatore. Ho detto anche alimenta mucche. Alimentatore. Dai, è quasi finita. Alimentatore. Se avete scelto i vostri componenti, magari vi siete fatti una lista e avete dei dubbi su quale tipo di alimentatore scegliere, innanzitutto qua sconsigliamo di andare su quelli economici, perché gli alimentatori economici... Kaboom. Kaboom, molto spesso, è purtroppo esperienza di vita reale. Magari vi verrà il dubbio di quale wattaggio scegliere. Vultec. I Vultec lasciateli nel cestino dove devono stare a guarire. Andate su marche decenti, ma neanche senza spendere troppo. Alimentatori che partono da 400 watt, si può arrivare fino a 1500, addirittura metterne due insieme che facciano un ponte che arrivano a 16.000 miliardi di watt. Esatto. Il sistema 80 Plus non significa che l'alimentatore è un buon alimentatore e di ottima fattura o quant'altro, no, è solo una certificazione sull'efficienza. Quindi c'è la leggenda 80 Plus, è mega figo, no, non è mega figo, può anche essere una scarpa in vera e conda, in linea di massima no, ma comunque potrebbe anche esserlo. Ok,
per verificare tutti i componenti del vostro computer quanto effettivamente assorbiranno attaccati tutti insieme, possiamo andare sul sito di MSI che ci dà una facile tabella da compilare, dove andiamo a mettere la CPU che abbiamo comprato, tutto quanto, le schede video, la RAM, gli SSD, hard disk aggiuntivi, i leddini della tastiera che assorbono un macello. Dovete usare i LED. Se usate i LED vi serve un alimentatore del top della potenza. Quanto? E da questo sito molto molto semplice vi dà un'idea di quanto il vostro computer consumerà in idle o sotto sforzo. Oltre al sito di MSI possiamo utilizzare una comoda presa contavatt, esatto, che vi consiglio comunque di prendere perché non solo vi conta quanti watt assorbe un elettrodomestico in generale, ma vi fa anche una proiezione di spesa, nel senso vi sta dicendo quanto vi costa effettivamente l'elettrodomestico attaccato a quella presa. Esatto, basta impostare il costo per watt con il vostro piano elettrico e vi darà un range orario, mensile, settimanale della vostra spesa. Una volta assemblato il tutto è arrivato il momento di fare la prova del 9. La prova del 9 come si fa? Con delle app specifiche. Prendiamo per esempio, se voi avete fatto un bel computer da gaming, dovete testarlo comunque con quelle 4-5 app, che noi probabilmente ne lasciamo due, che vi dicono se e come si piazza il vostro computer in termini di prestazioni. Oltre che Neuranit, questa è una cosa molto più specifica, tipo con 3D Marker, che è un software a pagamento che esegue tutta una serie di test sulla scheda video, poi sulla CPU, vista tutto in un ecosistema del vostro PC, e vi dice se il vostro PC quanto è più o meno potente. Esatto, oltre a 3D Marker c'è anche Event Benchmark, che sono molto comodi da utilizzare perché praticamente fa tutto lui. In pratica cosa fanno questi software? Fanno girare un render poligonale che dura qualche minuto, il benchmark, e quindi imitano un gioco che può richiedere più o meno prestazioni del vostro computer, vi dà poi un punteggio che vi dà l'idea di quanto il vostro computer si classifichi rispetto agli altri computer di magari altre persone che hanno utilizzato quel software. Esatto. 3D Mark, ad esempio, potete caricare i vostri punteggi online e avere un'idea del vostro computer. Esatto, fare una sfida all'ultimo FPS, possiamo chiamarla così, su come si classifica il vostro computer. Direi che per questa puntata abbiamo detto tutto, trovate tutti quanti i link in descrizione, iscrivetevi al canale perché ogni settimana tiriamo fuori qualche video. Questa settimana sono uscito un video perché c'è, cioè questo, perché veramente è stata una settimana di fuoco, solitamente ne escono due, e alla prossima sul Gorilla sul tubo. Ciao.